Benvenuti a questa edizione speciale del TG di Cusano News 7, interamente dedicata alla cultura. Chi era con noi ieri ha forse visto una vicenda un po' particolare di alcuni clown dottori che allo scoppio della guerra in Afghanistan si sono recati a Kabul. Da quella esperienza ne è nato un docufilm e ne è nato anche un libro uscito di recente. Ma introduciamola con una breve clip. E allora ecco, vediamo Leonardo Spina, l'autore di Comici sbalorditi pionieri, il libro che racconta questa esperienza straordinaria, possiamo dire, di un lungo viaggio di 2 mesi di un gruppo di clown dottori in Afghanistan. Leonardo, per chi non era con noi ieri, riassumici in breve che cosa è successo nel lontano 2001, se non ricordo male. E il senso del riproporre qualcosa che è così lontano ha a che fare con la nostra quotidianità. Siamo in tempi di guerra, è inutile negarlo, di conseguenza tutto ciò che attiene alla ricerca della pace, alla testimonianza della pace, oggi potrebbe avere una sua importanza. Esattamente 20 anni fa, 21 clown dottori da tutto il mondo con una troupe cinematografica si recarono a Kabul e in giro per l'Afghanistan a testimoniare la pace, a portare la nostra visione della comicoterapia, quindi i clown dottori appunto, e naturalmente molte tonnellate di aiuti umanitari. Questa missione ha avuto dei momenti molto intriganti in partenza, perché diciamo noi in pochissimo tempo, io che penso neanche in 50 giorni, siamo riusciti non solo a radunare questi aiuti umanitari dalla generosità e dalla benevolenza degli italiani, ma abbiamo coinvolto le istituzioni, quindi per un doveroso finanziamento di questa missione, e poi molte organizzazioni non governative come Emergency, come Desom, come SOS InterSOS e insomma molte altre. Ovviamente il film uscì subito a settembre dello stesso anno e fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film è bellissimo, lo trovate in internet, si intitola Clown in Kabul, ma diciamo questo è già storia. Invece il romanzo che è uscito da poco, che ho voluto diciamo scrivere proprio per raccontare l'assurdità e l'incredibilità del poter organizzare qualcosa del genere, tenendo conto che c'erano alcune sfide molto importanti. Intanto la guerra, cioè era un posto molto pericoloso, e in secondo luogo il clown è una figura occidentale, gli islamici non hanno questa figura comica. Questo che a cui avevamo accennato anche ieri, che mi sembra veramente molto interessante, cioè sì. Uno immagina che si rida nello stesso modo dappertutto, invece non è così, cioè noi occidentali conosciamo alcune figure come quella del clown, mentre invece mettersi un naso rosso e truccarsi la faccia per un islamico può essere qualcosa di diverso. Qualcosa di strano, sicuramente eravamo equiparati a dei marziani, questo è abbastanza, lo abbiamo visto al nostro arrivo. Ovviamente è chiaro che noi italiani in particolare, come dire, prima di addentrarci in una situazione del genere abbiamo studiato, cioè quindi noi sapevamo e sappiamo che cosa fa ridere gli islamici e cosa su cosa non si può assolutamente ridere, a differenza di appunto di quello che facciamo noi. Per cui avevamo un'infarinatura antropologica, quindi non andavamo alla sprovvista. Chi andava veramente alla sprovvista e ci abbiamo avuto grossi problemi sono stati invece gli altri, gli americani sostanzialmente, i quali
purtroppo hanno un modo di concepire la vita molto poco attinente ai contesti dove vanno. Per cui vi potete immaginare che se uno non conosce determinate regole di comportamento altrove, rischia anche grosso. Ripeto, il contesto è la guerra, il contesto è un paese islamico, e noi giravamo, ma c'erano armi dovunque, quindi chiunque diciamo avesse avuto un torto culturale, se vogliamo, mettiamola così, poteva reagire molto male. E in effetti so anche di alcuni episodi piuttosto pericolosi di un clown dottore americano che ha cercato di scherzare con una guardia armata che ha rischiato invece di sparare. Era una ragazza, addirittura era una ragazza americana quindi già parte svantaggiata, perché in Islam purtroppo sappiamo che le donne diciamo sono comunque considerate in una certa maniera. In più lei ha avuto l'ardire, immaginate una guardia armata all'aeroporto di Kabul, dove non volavano i civili, c'erano solo militari, quindi stiamo parlando di un contesto estremamente particolare. Questa persona ebbe il coraggio, l'incoscienza, aggiungo, di togliere il cappello da militare dalla testa di questo soldato e mettergli il cappello da clown. Io ho visto negli occhi di quel soldato, che era un giovane, ma forse nemmeno diciottenne, una espressione che non ho mai più visto negli occhi di qualcuno, perché lui aveva subito un doppio attacco culturale, perché una donna gli aveva tolto la coppola di testa, diciamo che non si fa neanche qui, immaginate in Sicilia, no, per dire, se vai e togli la coppola di testa a uno, come minimo ti spara a lupara. E per fortuna io fui lestissimo a gettarmi ai piedi di questo soldato in ginocchio, letteralmente porgendogli il suo cappello. Tenete presente che non si parla il Dari in Afghanistan, e noi quindi figurati se la guardia di 16 anni sapeva l'inglese, quindi era tutta una questione mimica di corpo, e quindi sono riuscito a placarlo, ma lui aveva imbracciato il fucile. E quindi rischi di ogni genere, ma una volta superato, diciamo, questo gap culturale, immagino che anche la situazione che avete trovato, la situazione anche medica negli ospedali afghani, sia stata piuttosto drammatica. Io penso che non credo di avere io ormai una certa età, come vedete, non ho mai avuto esperienza di situazioni così tragiche, e di povertà e di squallore allucinante. Qua, noi entravamo in particolare nell'ospedale pediatrico in Indira Gandhi, dove io non posso descrivere l'odore di quel luogo, e immaginate il resto, quindi un'umanità dolente, spesso bambini abbandonati a se stessi. C'erano all'epoca circa 4.000 orfani solo a Kabul, di cui alcuni erano ovviamente ragazzi di strada e molti invece erano accuditi da organizzazioni non governative. E quindi potete immaginare, diciamo, siccome non c'erano aiuti, non c'erano medicine, non c'erano, che ne so, io ho visto un'incubatrice fatta con una vaschetta dei pesci, cioè delle cose che noi non possiamo immaginare nemmeno. Nel film queste cose si vedono, nel libro ne racconto altre, e le racconto con la passione solo di chi ha potuto partecipare a queste cose. Non, quelle descrizioni sono, ecco, se potessi dire una cosa sul mio libro, si ride perché è scritto in maniera molto ironica, ma ovviamente c'è un momento di riflessione importante su che cosa significa la guerra fuori da chi la fa. Perché voi potete immaginare la guerra, se fosse per le donne, i bambini e gli anziani, che sono in qualche modo la maggioranza dell'umanità, non si farebbe. Noi pensiamo, quando guardiamo la guerra in televisione, adesso ci sono molte immagini su internet, vediamo queste luci, queste cannonate, ma poi non vediamo mai quello che succede dopo. E io lì l'ho visto. Ho visto per esempio che cosa sono in grado di fare le mine, spesso italiane, su quei bambini.
e quindi insomma la guerra fa schifo comunque, ecco, mettiamola così. Beh, penso che su questo siamo in molti ad essere d'accordo, per Sì, e fortuna, anche poi se purtroppo non solo la guerra continua ad essere fatta in vari luoghi del mondo, ma sembra in questi ultimi mesi che le minacce stiano arrivando anche molto sì. vicino. Oggi è il momento di non stare a guardare i motivi per cui si fanno le guerre, bisognerebbe dire basta al concetto di guerra. Perché poi si può litigare, ma sempre davanti a un tavolo. Alla fine io credo che l'essere umano è abbastanza ragionevole da poter arrivare a delle soluzioni. E abbiamo visto, per tornare all'Afghanistan e a quanto è di interesse rispetto a questa intervista, che diciamo gli americani e gli occidentali, tutti quanti, c'eravamo anche noi, sono stati 20 anni in Afghanistan e non hanno risolto niente, anzi hanno lasciato la situazione peggio di come l'hanno trovata. Il che significa una cosa, che se l'essere umano fosse abbastanza intelligente da capire che la violenza non è mai la strada giusta, e noi non avremmo avuto 20 anni di guerra. Dopodiché, ovviamente, gli americani in particolare avevano degli interessi forti in Afghanistan, il papavero da oppio, avevano l'interesse nel gasdotto che passa di là e soprattutto nelle terre rare che servono per i cellulari, insomma, c'erano motivi economici molto forti. Ma questo si può commerciare, non c'è bisogno di fare la guerra. Sì, penso che sia correttissimo quello che stai dicendo e effettivamente l'esperienza dell'Afghanistan, anche in vista delle guerre attualmente in corso, dimostra il fatto che piuttosto che arrivare a un accordo, spesso rabberciato, come è stato nel caso dell'Afghanistan, 20 anni dopo, tanto vale farlo 20 anni prima, evitando stragi, evitando feriti, evitando anche distruzioni oltre che fisiche anche culturali, perché immagino che poi questi continui anni di guerra in Afghanistan, perché tra l'altro l'Afghanistan conosce la guerra dalla fine degli anni 70, quando arrivarono i sovietici addirittura, hanno devastato anche culturalmente quel territorio. Penso tu che sei stato lì puoi forse testimoniarlo. Dici molto bene, Max, nel senso che allora, l'Afghanistan è un posto interessante, molto civile. Pensate che loro hanno concesso il voto alle donne, stiamo parlando di un paese islamico, nel 1930 circa, mentre noi il voto alle donne l'abbiamo avuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi era un posto così aperto che se girate su internet trovate foto degli anni 70 con ragazzi in minigonna a Kabul. Quindi non posso, cioè, noi, quel posto è stato imbarbarito da chi è andato lì per pensare di conquistare prima gli inglesi, poi i sovietici, meglio dire, e poi gli occidentali. Ma gli afghani sono ossi duri, hanno menato, diciamo, usiamo questo termine un po' meno guerresco, diciamo, hanno mazzolato gli inglesi prima, i russi dopo e perfino poi gli americani. Quindi, però, come dicevi, nel frattempo la cultura della guerra diventa qualcosa di radicato. E infatti, quando se ne sono andati i sovietici, ci sono stati 2 o 3 anni di guerra civile mostruosa che hanno fatto più morti di quella che era stata contro i sovietici. E io ricordo benissimo, io ricordo il saluto del nostro interprete, Massoud, che ci disse: Un io nome sono... importante quello di Massoud, cioè il famoso Sì, è un Massoud. nome... Esattamente, molto importante. Noi poi andammo nella valle dove Massoud aveva resistito a qualsiasi pressione esterna, sia ai sovietici che nella guerra civile. Andammo nell'ospedale di Emergency che sta proprio lì. E infatti gli italiani, in effetti, sono sempre molto ben voluti, sia per il lavoro di Gino Strada, sia per il lavoro di un altro illustre sconosciuto che si chiama Alberto Cairo, che però a Kabul ha fatto un lavoro da santo praticamente. Ora non lo voglio santificare perché è ancora vivo, ma è un personaggio veramente importante. Tornando a quello che dicevo prima, diciamo la cultura della guerra,
questo ragazzo Massoud mi diceva: io ho 25 anni, io non ho mai visto un momento di pace in questo paese. Sono stato 2 mesi con voi e la pace adesso so che cos'è. E questa è stata la cosa più bella che io ho portato indietro da lì, perché vuol dire che la pace è possibile, cioè non è una cosa così astrusa e difficile da raggiungere, basta avere nel cuore l'idea che l'altro è come noi, anzi è parte di noi. Io credo che questo sia il messaggio più importante. Quando guardiamo qualcuno anche che c'è antipatico, che, al quale vorremmo augurare qualsiasi danno, poi in fondo dovremmo guardare il nostro cuore e dire che comunque quella è una persona. Ecco, e questo è un po' quello che ho imparato lì. E guardate, tornare da là è stato durissimo. Io ho vissuto 2 mesi di inferno al ritorno. Di questo, infatti, volevo parlare poi nella seconda parte della trasmissione. Adesso c'è un piccolo break pubblicitario, poi ritorniamo a parlare con Leonardo Spina e racconteremo anche di come l'esperienza di Kabul è stata portata nel rientro in Italia. Pubblicità.